Dopo diverse vicissitudini che non stiamo qui a ricordare, finalmente la strada per Valzurio è stata riaperta. Un risultato atteso, sindaco. Sì, direi atteso e sono, diciamo, sono contento in un certo senso di poter dire che alle 18 abbiamo aperto la strada di Valzurio e, diciamo, la messa in sicurezza per quel che riguarda questa parte, diciamo, che era pericolosa è stata sistemata. Abbiamo anche asfaltato quel poco che si poteva asfaltare con le risorse che avevamo. E quindi a questo punto ringrazio sempre la Regione, gli assessori che si sono interessati alla cosa e ci hanno permesso di risolvere un problema che per noi è veramente importante. C'ho sempre un piccolo dispiacere per via dell'incidente, chiamiamolo così, della sparizione dei cavi domenica scorsa e poi ancora 2 giorni dopo sono spariti rotoli di filo e morsetteria. Cioè questa è una cosa che mi dà veramente fastidio. Purtroppo sappiamo che è così. Non ci possiamo fare niente se non cercare di individuare il responsabile o i responsabili, cosa molto molto difficile. Mi dispiace per i nostri concittadini di Valzurio e di Oltresenda perché questo ha causato ulteriormente qualche disagio, comunque ora sono stati risolti. Mi auguro una cosa, che chi procede su questa strada comunque lo faccia sempre con attenzione, perché la messa in sicurezza di 1,2 km è impossibile, però i punti principali sono stati messi in sicurezza, ma la montagna è imprevedibile, per cui un poco di attenzione è sempre bene averla. Poi finora le cose sono sempre andate, diciamo, bene, nel senso che non è mai successo niente alle persone. Alle cose si rimedia, alle persone no. Comunque, mi auguro che per la prossima, ormai primavera, le cose possano funzionare al meglio, sia per l'ostello, sia per la Valle del Möschel, sia per le baite di Verzuda. Speriamo che tutto vada per il meglio.